Buonasera e benvenuti a questa nuova stagione di Canale Salute, una trasmissione che vi accompagnerà ogni settimana per affrontare i temi importanti riguardanti la salute. Questa sera parleremo di ormoni e salute, lo faremo con il contributo dei nostri graditi ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi il professor Giancarlo Balercia, direttore clinica di endocrinologia ospedali riuniti di Ancona. Buonasera. Professore. Buonasera a lei e a tutti gli spettatori. E poi abbiamo con noi la dottoressa Gilberta Giacchetti, dirigente medico, clinica di endocrinologia, ospedali riuniti di Ancona. Buonasera, Buonasera. dottoressa. Grazie a tutti. Professor Balercia, ma eh, che relazione c'è tra ormoni e salute? Beh, direi una, reazio, una relazione estremamente stretta. Beh, partendo dal presupposto che il concetto di ormone è un concetto di messaggio, ma basta semplicemente passare in rassegna quelli che sono i principali ormoni che diciamo, regolano la, la nostra funzione per capire eh, quanto siano importanti. Eh, prendo come esempio l'insulina, un ormone senza, in assenza del quale insomma, si hanno delle gravissime ripercussioni sulla, sulla salute, in particolare una malattia così importante come il. Diabete, diabete mellito. Prendo in considerazione ormoni come gli ormoni della tiroide, dove un eventuale eccesso o difetto di produzione provoca delle gravi alterazioni. Prendo poi in considerazione i ormoni il cui effetto almeno immediato e meno evidente, ma la cui assenza o comunque la disfunzione provoca delle alterazioni importanti sulla qualità di vita. Mi riferisco agli androgeni, agli estrogeni, agli, ormoni, agli androgeni surrenali, insomma, che pur non essendo indispensabili almeno questi ultimi per la, diciamo, per la sopravvivenza, comunque hanno un ruolo importantissimo sulla qualità della nostra vita. È un sistema armonico che coordina tante, tante. Tante, tante funzioni dell'organismo e che ovviamente ha il suo equilibrio e l'alterazione di questo equilibrio ha delle ripercussioni importanti sulla nostra salute. Ecco, lei professore ha accennato tra i vari ormoni la tiroide, ma che ormone produce la tiroide e che cosa regola? Dunque, la tiroide produce eh, gli ormoni cosiddetti. Eh, T3 e eh, il T4, praticamente, eh, che sono praticamente regolatori del metabolismo eh, a tutti i livelli, è un po' un segnale di sveglia eh, per le funzioni cellulari eh, letteralmente dalla punta dei capelli a quella dei piedi, cioè non esiste un organo che comunque non è influenzato dagli ormoni tiroidei, dalla, dalla funzionalità tiroidea. Quali sono le principali patologie della tiroide? Dunque, la tiroide va incontro a problematiche sia di iperfunzionamento che di ipofunzionamento, denominate insomma ipertiroidismo e ipotiroidismo, e caratterizzate da un eccesso e rispettivamente un difetto degli ormoni circolanti. Esistono poi delle patologie che possono colpire la tiroide, sono di solito dei processi infiammatori, il più comune è il processo la cosiddetta tiroidite autoimmune, o tiroidite di Hashimoto, che è un processo distruttivo che distrugge la tiroide e che diciamo, può rimanere asintomatico, nel senso che pur essendo la tiroide in preda a questi processi infiammatori ehm, cronici praticamente mantiene la sua funzione a lungo, poi a un certo punto perde di funzionalità perché il grado di distruzione ha raggiunto un certo limite. Poi, un'altra problematica che interessa la tiroide è la problematica dei cosiddetti noduli tiroidei dove eh, in, si possono avere sì anche, o meno alterazioni della funzionalità, ma il problema principale è che si sviluppa nel contesto della ghiandola un processo espansivo, un nodulo di tiroideo, che può avere poi anche qui diverse caratteristiche di benignità, di malignità, insomma. Ecco, queste sono le principali problematiche a cui la tiroide può andare incontro. E tra l'altro, noi abbiamo eh, due domande dai nostri telespettatori proprio inerente eh, a ciò che lei ha detto. Abbiamo la nostra telespettatrice Anna Di Macerata che dice di essere. Eh, Proprio portatrice di tiroide di Hashimoto. Attualmente non segue nessuna terapia e chiede che cosa può fare. Dunque, la tiroide di Hashimoto è una, diciamo, è una malattia su base autoimmunitaria, brevemente. Il sistema immunitario è un po' come se non riconoscesse l'organo come proprio, per cui innesca una reazione contro, in questo caso, la tiroide che comporta la formazione di infiltrati infiammatori. Distru distruenti insomma, nel corso del tempo la tiroide. Eh, la malattia praticamente è caratterizzata anche dallo sviluppo di anticorpi antitiroide in quanto venendo distrutte le cellule, venendo esposte diciamo delle componenti che stanno all'interno delle cellule mai viste in precedenza dal sistema immunitario vengono considerate come strane e innescano una risposta anticorpale, un po' come se l'individuo si vaccinasse. No? Questo è il segno della malattia, la conseguenza perdone, della malattia, non tanto la causa. A questo punto, fin tanto che la funzionalità della tiroide si mantiene nei limiti, di fatto non si fa niente, nel senso che... Si potrebbe cercare di interferire con il processo autoimmunitario che distrugge la tiroide, ma eh, il tipo di strategia terapeutica sarebbe troppo gravoso per la persona, nel senso che bisognerebbe utilizzare... Eh, Steroidi, insomma, quindi cortisonici ad alto dosaggio come immunosoppressori, peggio ancora, proprio farmaci immunosoppressori, per rallentare peraltro senza neanche insomma, guarire la malattia. Quindi il prezzo che verrebbe a pagare la persona sarebbe veramente troppo alto. Quindi la strategia terapeutica che si utilizza normalmente è di sostituire praticamente la funzionalità tiroidea nel momento in cui la tiroide diciamo, non ce la fa più, altrimenti si sta alla finestra monitorando l'andamento della malattia anche con esami ecografici perché la tiroidità autoimmune sappiamo si può associare a certe forme di tumore della tiroide, è comunque diciamo, un organo malato che va tenuto d'occhio anche morfologicamente, anche ecograficamente. Ecco, poi un'altra domanda dal nostro telespettatore, Sandro Di Iesi dice di aver fatto un'ecografia al collo e gli hanno trovato dei noduli. Sandro chiede, è pericoloso? Beh, diciamo che fortunatamente la maggior parte dei noduli tiroidei hanno comunque una valenza benigna, però insomma è chiaro che non si può mai escludere a priori. Quindi, in base alle caratteristiche ecografiche del nodulo, dimensioni e proprio caratteristiche di ecogenicità, eh, si può optare per un, per un esame citologico, per un cosiddetto ago aspirato. Naturalmente, va sempre valutata la funzionalità tiroidea perché esistono dei noduli che. Producono anche ormoni che possono provocare squilibri in questo senso. Bene, dottoressa Giacchetti, invece ecco, a lei eh, chiedo proprio di parlare dell'ostoporosi, perché viene definita la malattia del terzo millennio. Insomma, ogni anno circa 5 milioni di persone vengono colpite, e l'80% sono donne. Ecco, ma vogliamo dire che cos'è l'ostoporosi? Il termine, come, lo, come dice la parola stessa, eh, vuol dire porosità dell'osso, quindi un osso più debole, più fragile. Però eh, vorrei sfatare insomma, due luoghi comuni: eh, che sia una patologia solo dell'anziano e che sia solo della donna. 80% oggi si sta un po' rivedendo, non è sicuramente il sesso femminile viene colpito molto di più perché è, legato, è legata questa la patologia anche alla menopausa. Quindi c'è una grossa fetta. Però eh, obiettivamente, oggettivamente. Oggi conosciamo tantissime cause che portano appunto all'osso fragile. Chiaramente l'invecchiamento ha sicuramente indotto eh, l'aumento di questa patologia, però le cause sono tantissime e purtroppo anche giovani già basta alcune patologie, alcune terapie che inducono questa fragilità dell'osso. Questo è il problema. Un osso fragile che cosa, a cosa succede a uno scheletro fragile, a una colonna, a un femoro? Che si frattura? Facilmente, e questa in realtà è la problematica vera. Non tanto la porosità o comunque la minore mh, consistenza dell'osso, ma andare incontro più facilmente a fratture. Ecco, e quali sono le persone più predisposte a sviluppare questa malattia? Sì, ce ne sono molte. Come dicevo, eh. ecco sì. In passato si parlava di meno di donne con la menopausa perché gli estrogeni eh, lo dicevamo prima. Gli ormoni incidono su tanti ormoni. Se, esatto, ecco. effettivamente è una patologia da, o da carenza di ormoni o da eccesso. Anche qua quindi l'osso è, eh, è un organo dinamico, non statico come si pensava in passato e quindi su questa eh, matrice incidono oh, tantissimi ormoni. La deprivazione o comunque il venir meno degli estrogeni è, una de stata, eh, è stata studiata per primo ed è la causa principale o comunque più frequente per la donna in menopausa, ecco perché non avendo più gli estrogeni eh, l'osso tende a perdere calcio, questo che insomma come spesso così eh, si dice, ma eh, su questo osso incidono tanti altri ormoni, dagli ormoni maschili agli, ormoni, agli steroidi alla vitamina D al paratormone, insomma una serie di ormoni, la stessa insulina che ha che ha detto prima il professor Balercia, quindi i pazienti diabetici che hanno tutta una problematica particolare, però purtroppo hanno anche una fragilità ossea. Quindi le categorie di persone a cui eh, questo, diciamo, poi gli, le indagini, gli esami vanno fatti, sono tantissime a seconda della patologia che possono avere, perché ecco, si è capito tutta una serie di meccanismi. Quindi se un paziente prende... Eh, cortisone, perché ha una patologia eh, o asmatica o allergica o infiammatoria intestinale, allora bisogna stareci attento. Le, eh... Ci sono anche persone comunque che possono essere predisposte geneticamente, giusto? Sì, è vero, esattamente. C'è cioè, la familiarità. Uh, di questa patologia è importante e soprattutto è importante il, uh, uh, diciamo il raggiungimento di quella che noi diciamo il picco di massa ossea, cioè ci sono soggetti appunto causa uh, condizioni genetiche della famiglia che non riescono a, a formare un osso con una densità tale per cui nel momento in cui su, su uh, Uh, sul suo benessere generale, quindi anche sullo scheletro, va ad incidere altri fattori, c'è una perdita uh, più, fa, più, più, più rapida, più uh, possibile proprio perché la massa ossea non ha raggiunto questo picco. E da qui uh, e perché non lo raggiunge? Fattori genetici, fattori ambientali, un'alimentazione non corretta, un'attività fisica scarsa o comunque non adeguata. Uh, esposizione al sole, poi magari insomma, eh, molti pazienti no, chiedono della, della vitamina D se è importante o non è importante, ecco, questi sono tutti i fattori ambientali che determinano la maturazione dello scheletro, non è, a volte venendo meno questi fattori si parte già da un livello svantaggiato sui quali appunto vanno ad incidere tantissime condizioni cliniche, che, come dicevamo. Ecco, quindi è molto importante sia l'alimentazione ecco, che lo stile di vita e comunque eh, assumere anche la vitamina D, in quali casi ecco deve essere assunta? Perché appunto lei ci parlava dell'importanza della vitamina D. Sì, la vitamina D come sapete eh, sì, sì, l'organismo la sintetizza, quindi la forma sulla cute mh, esponendosi al, al sole, però mh, dobbiamo dire eh, che eh, questa capacità di sintesi eh, purtroppo viene, diciamo, si riduce nel corso dei decenni, nel corso del, degli anni. Diciamo che dopo i 65 anni purtroppo questa capacità eh, si eh, dimezza e anche più e quindi vuol dire che sopra i 65 anni è meglio assumerla tutti, sia per la eh, benessere a livello osseo eh, sia anche per la benessere di tipo muscolare. Poi vabbè ci sono studi che dimostrano anche altri benefici. Per cui il consiglio è indipendentemente se si, sa, se si fanno i dosaggi no, della vitamina D, perché si può anche valutare a livello del, nel sangue se, eh, quali sono i livelli no, della, della vitamina stessa. Però ecco, è consigliabile che, che tutti la possano assumere. Eh, Nell'età diciamo, più inferiore ecco, va visto e va, va appunto fatto il dosaggio per capire se c'è una carenza. In parte dovuta alla, alle proprie eh, capacità di sintesi, in parte però anche perché certe patologie possono incidere poi sulla, sulla formazione della vitamina D. Stessa. Ecco, quindi eh, cosa si può fare per curare l'osteoporosi? Beh, ci sono tante terapie. Anzitutto lo stile di vita, lo, lo ripetiamo sì, certo, perché lo diciamo che è, fonda è fondamentale perché l'attività fisica, poi per ogni tipo di patologia, ma anche per l'osteoporosi, è importantissima, il camminare, la dieta adeguata l'apporto di calcio, in questo caso eh, l'apporto la, 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 di vitamina D e poi quando c'è proprio osteoporosi, perché chiaramente i gradi di demineralizzazione della, della struttura ossea sono diversi, ci può essere un grado lieve che noi chiamiamo osteopenia, un grado, um, in, eh, un grado vero di malattia che parliamo, per cui si parla di osteoporosi e poi un successivo grado che è l'osteoporosi severa quando già purtroppo ci sono delle fratture che possono avvenire in determinati distretti corporei. E quindi lì si va proprio ad utilizzare dei farmaci eh, specifici che permettono che cosa? Da una parte di bloccare la perdita di massa ossea, dall'altra invece di apportare nuova eh, struttura ossea. È un bilancio che, che l'osso deve deve mantenere perché a volte questo bilancio appunto è, è sbilanciato verso la perdita rispetto alla formazione quindi i farmaci intanto portano a bilanciare questa situazione e in più poi permettono di recuperare proprio massa ossea ci sono i bifosfonati che probabilmente i telespettatori conosceranno ma ci sono altri farmaci oggi molto più interessanti ma anche dal punto di vista tecnologico perché derivano proprio da quelle tecnologie che noi chiamiamo da DNA ricombinante, quindi abbiamo la teriparatide, che, che è un farmaco anabolizzante importante, oppure anche di mono, mh, anticorpi monoclonali, quindi specifici ma molto, molto efficaci. Ecco, un, es un esame importante per l'osteoporosi è la MOC, che esatto. ce ne vuole parlare. Esatto, certamente, perché uno dice: allora, come faccio a capire se mi manca, eh, eh, se, la, se il mio osso è eh, in qualche modo privo di di calcio, no? in maniera molto semplicistica, perché poi ci, in realtà eh, si perde proprio la massa ossea. Si, la MOC è questo, è questo strumento, che vedete anche eh, nel schermo, che ci permette di dire qual è la densità dell'osso. È, un, è uno strumento eh, molto sensibile, molto specifico, e che appunto ci permette di graduare il, eh, il, il, il grado proprio di, di osteoporosi. A, eh, questo strumento che si fa mettendo in posizione supina il paziente, quindi facendolo eh, sdraiare, e permette di valutare sia la densità ossea a livello della colonna vertebrale, che è il primo distretto che perde massa ossea, poi l'altro distretto molto importante è quello del è femore, che perde massa ossea diciamo, dopo i 65 anni, soprattutto ed è la patologia a cui si va incontro. Nella, nella tarda età, diciamo. Infatti, ecco. Di solito sono gli anziani no? che si rompono il femore esatto, con una caduta. La frattura di femore, purtroppo, è molto invalidante e anche a volte a rischio di vita. Ma nelle fasi invece più precoci, diciamo nel nell'adulto, le fratture vertebrali sono molto importanti e a volte non vengono riconosciute. Quando noi diciamo che tendo ad incurvarmi, non ci dovremmo incurvare, l'uomo ha una, una statura, un'andatura eretta e quindi se ci si curva vuol dire che queste vertebre perdono la loro forma e quindi tendono ad incunearsi e quindi ci dà questa e non dovremmo essere così proprio perché se l'osso è sano non, non andiamo incontro a questo uh, incurvamento sicuramente noi associamo alla mocca altri parametri importanti che è una morfometria la qualità dell'osso oggi ci sono anche eh, degli strumenti e dei software che permettono di analizzare proprio come l'osso qualitativamente quindi potrebbe essere Buono dal punto di vista quantitativo ma non qualitativamente. Quindi abbiamo tanti strumenti e tante possibilità per poi indirizzare meglio la terapia. Bene, professor Valercia, tra le varie ghiandole endocrine ci sono le gonadi. Ecco, che cosa regolano questo tipo di ghiandole dal punto di vista ormonale? Beh, diciamo che dal punto di vista endocrino le gonadi sono, diciamo, degli organi assolutamente attivi, il testicolo in particolare produce testosterone, che è l'androgeno per eccellenza, e, e l'ovaio produce altri tipi di ormoni, altri tipi di steroidi, che sono gli estrogeni e i progestinici. Eh, per quello che riguarda il testosterone in particolare è l'androgeno per eccellenza, l'ormone che caratterizza dal punto di vista il maschio ed è responsabile di, di tutta una serie di Eventi, diciamo, sia a livello così metabolico dei vari organi, ma anche a livello così comportamentale, è l'ormone dell'aggressività per eccellenza, quindi, come tutti gli steroidi, anzi, questo a maggior ragione ha un effetto a livello, a livello psichico, insomma, è l'ormone che caratterizza proprio il maschio, non soltanto l'aggressività in senso, diciamo, negativo, ma proprio il comportamento, le, le attitudini del maschio, il suo rapporto con col mondo esterno, insomma. Ecco. Dopodiché, il eh, Testosterone ha un effetto praticamente anabolizzante a, a vari livelli, a livello sappiamo delle masse muscolari, a livello del eh, tessuto emopoietico, quindi del, diciamo, della produzione di globuli rossi. Eh, la dottoressa ci ha appena <ride> praticamente raccontato in maniera veramente brillante che cos'è l'osteoporosi. Bene, il testosterone è importantissimo nel metabolismo dell'osso, del, del maschio, insomma. Dopodiché esiste anche l'effetto praticamente a livello della sfera sessuale, un effetto del testosterone sia a livello cerebrale, quindi il desiderio, quello che si chiama la libido, ma anche un effetto sui diciamo, meccanismi che Portano praticamente l'erezione, la fine regolazione tra sistemi pro e, e contro l'erezione, su quale appunto il testosterone agisce sicuramente in maniera, in maniera importante. Ecco tra l'altro abbiamo Gianni Di Offagna che dice: un nostro telespettatore, dice: Ho fatto degli esami di laboratorio e mi hanno riscontrato il testosterone basso. Devo fare la terapia sostitutiva? Dunque, è un discorso un pochino più ampio, intanto va. Diciamo, accertato perché la persona ha il testosterone basso. Io non, non so perché cioè, le, le, non conosco l'età del, eh, del signore insomma, che, 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 che ci ha appunto, rivolto la domanda. Può essere eh, anche un paziente giovane che ha il testosterone basso. Sì. a maggior ragione che va assolutamente accertato. Perché. Mh, dunque, il maschio, a differenza della, della donna, insomma, non va incontro a un'interruzione. Diciamo, un sì relativamente brusca della produzione diciamo steroidea agonadica, cioè, noi non abbiamo l'andropausa almeno intesa così come equivalente della menopausa, però esiste sicuramente un declino nella produzione di testosterone, quindi trovare un uomo di 70 anni che tende ad avere dei livelli di testosterone verso il basso diciamo potrebbe essere parafisiologico, sicuramente non lo è in un, in un giovane di, 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 di 20-25 anni, però in ogni caso va prima di decidere quale tipo di terapia instaurare va assolutamente accertata la causa, perché insomma le cause sono molteplici, ma fondamentalmente possiamo dividerle in due grandi categorie: o è la gonade che non funziona o è il sistema che controlla la gonade. Mi riferisco al sistema ipotalamo ipofisario, insomma, un pochino eh, l'archetipo del, del nostro sistema endocrino insomma, che, che può avere problemi. Dopodiché, una volta accertata la causa, bisogna considerare l'età del soggetto perché diciamo, il testicolo fa due cose: produce testosterone e qui la funzione è facilmente vicariabile, ma produce anche spermatozoi e qui la funzione è meno facilmente vicariabile. Prima di intraprendere una terapia con testosterone in un giovane, bisogna considerare la situazione fertilità. Mi spiego? sostanzialmente per far produrre spermatozoi al testicolo non basta soltanto stimolarlo con lo specifico ormone mi rendo conto che forse la cosa meriterebbe un altro tipo di diciamo di spiegazione però purtroppo il tempo è tiranno e mi limito a questo esiste un ormone che stimola la spermatogenesi si chiama FSH bene per avere una spermatogenesi efficace occorre che i livelli intratesticolari di testosterone siano elevati e questo lo si ottiene solamente stimolando il testicolo lui stesso a produrre testosterone attraverso un altro ormo ormone sempre prodotto dall'ipofisi che si chiama questa volta LH. Noi possiamo dare dall'esterno tutto il testosterone che vogliamo eh, ma non riusciremo mai a far arrivare dentro il testicolo le Concentrazioni ottimali di testosterone per far sviluppare la spermatogenesi. Quindi, se io devo trattare un paziente con testosterone basso, giovane, devo comunque accertarmi eh, che poi mantenga la fertilità, quindi la strategia terapeutica è diversa. Una situazione più semplice lo si ha se devo fare una terapia sostitutiva, per esempio in una persona di 50 anni che magari non ha più problemi di fertilità e a questo punto si può utilizzare testosterone. Anche qui attenzione perché eh, non sempre l'ipogonadismo che è così il termine tecnico per definire eh, il testosterone basso praticamente, eh, ha un significato patologico. Faccio l'esempio di una persona eh, in età molto avanzata, magari con seri problemi di salute, dove l'ipogonadismo può essere eh, non tanto un segno di un'insufficiente produzione da parte del testicolo, ma una sorta di meccanismo di difesa, una sorta di quasi messa a riposo del, 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 dell'organismo stesso, del sistema stesso. Eh, perché? Perché ovviamente avendo altri problemi di salute insomma, è bene che diciamo, l'acceleratore la, 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 non venga premuto troppo. È un po' quello che succede per gli ormoni tiroidei nelle persone diciamo, così, con problemi di salute importanti, no? è una situazione che noi già conosciamo bene dove ecco, l'attività praticamente ormonale tiroidea viene ridotta. Bene, ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco.